è la sospensione nello spazio, la cifra che contraddistingue questa collettiva micro-room. Gli artisti che partecipano definiscono infatti nelle proprie opere lo spazio a partire dagli oggetti che lo popolano, spazi indefiniti o infiniti, spazi organici e irreali, rapporto tra palpabili fisicità e dimensione eterea. Così, i fiori di Cecilia Mansi sembrano sospesi nella luce che li definisce, cancellando lo sfondo fisico. Le nuvole di Egle Picozzi risultano sospese nello spazio infinito del cielo, che le definisce e che definiscono. E la materica fisicità dei nodi creati da Gaia Clerici gioca con lo spazio che li circonda, sia esso un indeterminato bianco o il blu del feltro da cui tridimensionalmente emergono le sue figure. Le opere di Elisa Cella, di Lorenzo Longhi e di Elena Bottari sembrano invece richiamare spazi indeterminati, ma quasi cellulari. Se nel caso di Elisa Cella si ha la sensazione di osservare un'opera di precisione chimica, i lavori di Lorenzo Longhi ed Elena Bottari sembrano richiamare in uno spazio mentale, caratterizzato dal fondo bianco, elementi biologici e porsi in un frammezzo tra micro e macro, tra mondo che ci circonda e noi stessi. In generale, che sia l'infinità del cielo o l'infinitamente piccolo delle cellule, è lo spazio e la sospensione spaziale il sottile fil rouge che mette in comunicazione le opere di questi sei artisti.